Ehi, tu! Sì, proprio tu! Ti piacciono i video di Minecraft? Ti piacciono le costruzioni particolari? E ti piace TikTok? No, in realtà TikTok mi fa abbastanza schifo, non lo userò e non l'ho mai usato. Però, dato che mi piacciono le costruzioni particolari su Minecraft, perché non farci un video nel quale prendiamo le cose più strane fatte su TikTok e le inseriamo in Minecraft? Quindi proviamo i TikTok più virali su Minecraft e fidatevi che funzionano tutti. Le ho già provate in creativa, altrimenti sarebbe stato un fallimento. Ma iniziamo. Amici, benvenuti nel mondo nel quale andrò a provare e riprodurre con voi le cose fatte da TikTok in Minecraft. Ne ho fatte quante sono? 3, 4, 5, 6 e sono tutte decisamente strafighe. Vi invito a guardarle tutte fino alla fine perché molte si possono rifare anche nei mondi in survival. E fidatevi che nella mia survival vanilla li andrò a rifare. Ma adesso, signori, voglio spoilerarvele un minimo per farvi vedere un po' di cosa stiamo parlando, ma non troppo, altrimenti la magia si va a perdere. Del tipo, qua c'è un ponte fatto coi pistoni strafigo. Questo sembra che un cambia colore. Voi dite, cambia colore. Non vi spiego a cosa funziona, ma ve lo farò vedere dopo. Poi qua c'è un mega pupazzo di neve che in teoria dovrebbe lanciare la neve. Pupazzo? Lo vedremo dopo. Qua c'è un mega beacon tutto bello colorato. Qua c'è una cucina riprodotta in modo decisamente figo. E questa qui è strafacile, si può tranquillamente rifare nel mondo vanilla. E qui invece, per andare a concludere questo episodio, non ne ho fatti troppi, ma non ne ho fatti neanche pochi. Ta-tan! C'è un bel passaggio che può essere una sorta di passaggio segreto. Potete trasformarlo in passaggio segreto, in ponte o in tutto quello che volete voi. Ma adesso, guys, andiamo a riprodurre la prima cosa, ovvero sto coso. Allora, tutto quello che vi servirà sarà un blocco di quarzo, un pistone, uno sticky piston, un lava bucket, un secchiello di lava, un tripwire che in italiano non mi ricordo come si chiama, una stringa e vabbè, della terra che in caso sbagliasse a rompere ci ripiazziamo la terra. Allora, sostanzialmente dovete fare un buco di 6x5 nel quale al centro scavate di 2 e sugli estremi scavate di 1. Fin qua facile. Al centro ci mettete appunto tutta la lava necessaria. Tac tac tac. Quindi una volta posizionato il tutto mettete il vetro che mi ero dimenticato di dirvi di prendere. Tac tac tac, perfetto. E guardate come qua ci dobbiamo mettere prima questi, che appunto andranno a fare da contrappeso per le nostre stringhe che dobbiamo andare a mettere. Tac tac. Perfetto, e quindi sostanzialmente è facilissimo, lo riprodurrò sicuramente. Ogni volta che si tocca una stringa, vedete che qua ci sono tutte le stringhe. Basta che passiate tuk 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 e sbabam! Che avete creato una delle cose più fighe che abbiamo mai visto negli ultimi anni. Voi vi starete dicendo: oh mio Dio, hai visto molte cose fighe? Sì, è vero, ne ho viste molte poche, però dai, è molto interessante, decisamente bello. E quindi il primo è stato fatto. Il secondo, che, spoiler, è il mio preferito. Sono sicuro che starete dicendo: cosa serve? Ecco, non ve lo spiego ancora, ve lo faccio rivedere e una volta finito voi direte: wow, wow, master. Bellissimo. Allora, in questo caso, tutto quello che vi servirà sarà delle belle fence gate. Io ho usato l'oak, usate quelle che volete. Un blocco di iron, un beacon, che è tipo uno dei miei oggetti preferiti. Redstone, repeater, blocco di vetro nero e vabbè, sempre dalla terra in caso rompessi qualcosa, tipo così. Ah, e anche dei carpet bianchi, questi qua. Quindi li vado a prendere subito. Quindi sostanzialmente tutto ciò che dovete fare è scavare una buca di 5x3, bassa 3, perché avevo sbagliato, l'ho fatta bassa 2, non so perché ho sbagliato. E in questo buchettino che andremo a ricoprire con l'erba ci mettete tutti i vostri blocchi d'iron. E mentre metti i blocchi d'iron vi invito ad andare intanto a vedere la farm di iron funzionante, che so che a molti serve. E inoltre, se vi va, sempre se vi va, di iscrivervi e attivare la campanellina, perché grazie alla campanellina non vi perdete neanche un video. Cioè, immaginatevi che a voi vi serve un tipo di video e sbam, che non ve lo perdete. Fantastico. Poi, una volta piazzato il tutto, andiamo, non cliccare sul beacon, ovviamente, andiamo a cliccare sui pezzi di iron, dove appunto metteremo tutta la terra possibile e immaginabile. E ora dobbiamo coprire il tutto con dei pezzi di, come si chiama? Come si chiama? Mettiamo i vari repeater qui e anche la redstone, ovviamente. E poi, ovviamente, bisogna andare a chiudere il tutto. Dovrò mettere anche la leva, ma ve lo spiego dopo. No, senza aprire i cosi, grazie. Quindi, una volta coperto il tutto, mettiamo qua i tre blocchi di iron e anche di qua e colleghiamo con il nostro glass nero. E già l'effetto che produce è stupendo. Ma non è finito qui, perché tramite la nostra leva che non ho preso, quindi datemi una leva, perfetto.
che andremo a piazzare qui, esattamente. Vedete che così ci passo in mezzo e voi dite, che stupidata. Sì, avete ragione. Ma se io per sbaglio dovessi cliccare sulla leva, che volendo potete anche nascondere, però vabbè, io la lascio così, tanto per, ci sta. Se io facessi così, guardate qua, non si passa più e voi direte, oh mio Dio, cosa succede? Perché le fence si alzano e quindi non ti fanno più passare. Vediamo anche... Ah, spoiler della skin. Beh, sì, ho creato la nuova skin. È tipo Goku. E vedete che io vado avanti, sto andando avanti, sto cliccando, ma non ci fa andare avanti. Oh mio Dio, mio Dio! Figata totale. Figata totale, questo è chiaramente il mio preferito. Che bello che sei. Guardatelo anche doppio. E poi guardate B con quanto va in alto, cioè è devastante. In teoria ci sarebbe da fare questo qua del pupazzo... Dov'è il pupazzo di neve? Pupazzo di neve? È morto. Questo è il più buggato, quindi ve lo lascio per ultimo perché non so se funziona. Voglio farvi rivedere come funziona questo, che avete già capito tutti com'è, però è fattibile anche nel mondo vanilla. Quindi lo andiamo a rifare. Quindi allora vi prendete un dei blocchi di diamante, che in realtà non serve per forza di diamante, però è per fare i fighi. Un beacon, che vi servirà, e tutti i vari colori possibili e immaginabili che volete. Io mi prendo un po' di azzurro, un po' di giallo che non guasta mai, ci prendiamo anche il rosso, il nero e il bianco li evitiamo, questo violettino e per concludere cosa ci prendiamo? Questo qua di cyan? Ci prendiamo il cyan, super cyan. Quindi fate una piattaforma di 3x3 che vista in diamante è super figa e ci andate a mettere tutti i vari cosi qua che volete. Spacchiamo l'ultimo come con una cattiveria e un'arroganza prepotentissima. E guardate il nostro beacon, quanto è devastante, cioè quanto è bello il beacon. Quanto è bello il beacon, credo sia l'oggetto più bello. Poi tra l'altro è anche strautile perché ti dà tutte queste cose in un'ipotetica vanilla. E tra l'altro qui fa tutti i cosi così. E tra l'altro c'è il vetro, quindi non potete passarci in mezzo. Però se voi volete spaccare qualche pezzo di vetro, sentite che si spacca. E quindi andrà a prendere il colore del primo pezzettino di vetro. In questo caso il beacon, vedete, che è molto figo. Se io rompo qui diventa viola. Viola, 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 viola. Ci sono anche i peggio tuoni e fulmini e cose varie, ma comunque molto figo. Approvato. Bravo TikTok. Un applauso. E anche bravo Massa. Auto 5. Ora questa qui non fa niente di particolare. Semplicemente guarda come muoiono tutti i mob. Sì, sì, morite. Facevate i fighi ieri notte, eh? Oh, dannazione, quello scheletro si è salvato. Ma dicevamo. Allora, questa cosa, questa cucina è molto particolare perché è tranquillamente rifattibile in ogni mondo e con la sua semplicità è devastante, cioè a me piace un casino. E quindi ce ne andiamo a ricostruire un'altra esattamente qui dietro. Quindi tutto ciò che dovete fare è posizionare dei campfire qui sotto che andranno a intanto lanciare dei cosi, dei fuoco, che è rischiosissimi, però anche a mettere del fumo sopra. Poi prendere dei minecart, quelli con dentro l'hopper, perché sono migliori, fidatevi, e spaccare e vedrete che effetto andranno a fare, effetto forno. Quindi prendiamo questo, mettiamo questo, spacca spacca, e tatan, andranno a formare una sorta di fornello. Ora non è finita qui, perché dobbiamo piazzare le trapdoor, mettere il pistone esattamente così ed esattamente così, e col nostro coso di redstone spingerlo via. Spacca, 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 spacca. Per dargli quel tocco finale, quel pepe in più, andiamo a mettere le nostre, come si chiamano, spruce trapdoor e andiamo a rendere il tutto molto più fornelloso e cucinoso. E quindi vedete che le nostre ormai due cucine, sembra tipo, avete presente a MasterChef quando ci sono un botto di cucine? Ecco, potremmo farne tipo 5 o 6 tutte di fila che ci ritroveremo in un batter d'occhio dentro MasterChef. Ma anche questo, boom, è stato fatto, è stato approvato e soprattutto è una figata totale. Cioè, guardate che figata totale, tu sei il più deludente, ma che figata totale. Ora, questo qui che è tipo un passaggio stra particolare, stra segreto, potete crearci quello che volete, vado a prendere tutti i materiali che mi servono e poi vi faccio sapere appunto quali mi servono. Allora, nuovo progetto, nuovi materiali, vi servirà del vetro, che il vetro ci sta sempre, delle pressure plate, in questo caso di oak, ma prendete quelle che volete, delle redstone torch, sabbia, ma perché io sono nel deserto, se lo fate sulla terra prendete la terra, e uno sticky piston, e ovviamente mi sono dimenticato di prendere della redstone, perché senza redstone non si fa niente. Salve signor Creeper, veda di non darci fastidio, so che siamo in creativa, ma veda di non darci fastidio. E in realtà è più facile di quanto si pensi, perché dovete semplicemente con della redstone collegare il tutto a delle torce di redstone,
che non vanno messe qui, grazie. Perfetto, e questo è quello che semplicemente dovete fare. Basta, fine. Sto scherzando. O forse no. Poi prendete il blocco che volete e lo piazzate sopra le redstone torch. Il blocco di vetro non funziona, l'avevo provato con quello perché era più carino, però non funziona, quindi prendete qualsiasi altro blocco e appunto piazzatelo esattamente come qui. Poi ci piazzate due sticky piston che vedete già sono tipo pronti ad agire, perfetto. E in teoria qua davanti ricoprite il tutto mettendoci delle pedane a pressione. E ovviamente del vetro per chiudere il tutto. Quindi in teoria, dato che dovrebbe essere uguale, sì, perfetto. Quindi in teoria, come per magia, ho anche fatto la rima, potrei fare il rapper, ma anche no. Se passate in mezzo si aprirà e non poco. Guardate, percorso ostacoli. Master arriva dalla distanza, non capisce cosa vuole fare, ma vede solo un percorso ostacoli, ci passa in mezzo, 360. Allora, ora vi vorrei far vedere, cioè vi faccio vedere anche l'ultimo. Cioè era bellissimo, ma tipo era una cosa fuori di testa, perché in teoria tramite della snow che andiamo a prendere e appunto una testa di, non pensate che io stia per dire una parolaccia, la testa di pumpkin e collegando il tutto con della roba, vedete che in teoria avrebbe dovuto... No! Ecco perché è morto! Per la pioggia! Dannazione, stupida pioggia, devo risettarti. Allora, weather... Vedete che qua ci sono i cosi di neve. Però non li lancia via. Fa niente. Cioè, guardate lui quanto è triste di non poter lanciare la sua neve. Era bellissimo, lanciava un botto di neve. Perché non la lanci? Vabbè... Ma sinceramente sono contento, anche se i nostri due pupazzi di neve rimarranno lì per sempre non funzionanti, sono contento dei nostri cosi qua, dei nostri cosi di TikTok, li chiamerò cosi di TikTok, provati su Minecraft e funzionano tutti. Ora, per questo episodio mi sa che è tutto, quindi salvo ed esco. Però voi in caso signori fatemi sapere se volete altri TikTok, diciamo quelli più virali, portati su Minecraft e io sono contento di farli, così magari ne scopro alcuni e li riproduco nel mio mondo, cioè sarebbe perfetto, sarebbe stupendo. Quindi amici, per questo episodio è tutto, spero che vi sia piaciuto, consigliatemene alcuni nei commenti, magari conoscete anche dei video particolari. Io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!